seconda partecipazione della compagnia teatrale del Gallo. Cosa portate quest'anno qui a Tre Ponti? L'anno scorso siamo venuti con una bastella Debussy. Quest'anno portiamo una commedia che è un remake, che si intitola La vita è una lotteria, una commedia che è attualissima, dove parla di differenze razziali, religiose e più che neanche, e più ne metta, perché è una commedia veramente divertente e spassosa. Come mai avete scelto questa rappresentazione, questa commedia? Questa commedia perché la troviamo molto attuale, è una commedia che parla di differenze razziali, religiose e in questo momento è veramente attualissima. E poi nell'attesa di preparare una nuova commedia ci piaceva rifare questo remake che ha avuto un grande successo. Ecco, però facciamo un esempio tra dialetto del Gallo e dialetto, insomma, un po' locale. Quali sono le differenze? Ah, le differenze sono queste. Io dico che la commedia, allora ripetiamo, è travolgente, è spassosissima, se non ci credi, viene a veda. Poi voglio dire un'altra cosa importante: se qualcuno è allergico alla risata, oppure ha difficoltà respiratorie, o vuol mantenere un certo contegno, non venga a vedere la commedia perché sennò schioppa. Questo è assicurato. Poi noi non vogliamo sentirci dire il giorno dopo: ah, quello è morto da rida, quell'altro è morto da rida, perché in questi casi la direzione declina ogni responsabilità.